Siamo tornati in diretta, sono proprio iniziati i lavori della posa della prua della Genevieve che abbiamo accennato prima e che potete seguire su Rivera oggi con galleria fotografica. Vedete, i lavori sono eseguiti dal crew service di Giuseppe Ascolani, esperti del settore portuale di Sabrieta, di queste ovviamente di questo tipo di lavori. La prua della Genevieve, un'imbarcazione motopesca della pesca atlantica sabrietese, sarà posata qui sul basamento. La prua è alta 7 metri, pesa circa 15 tonnellate. Questo pilastro è alto all'incirca, stimiamo, sui 5 metri e pesa 4 tonnellate. Poiché i lavori devono essere eseguiti con la luce diurna, probabilmente non saranno finiti questo pomeriggio, saranno ripresi domani mattina alle 8 per la messa in sicurezza, perché ovviamente andrà tutto ben ancorato, è il caso di dirlo. Tuttavia la posa di fatto avverrà ora. Cerchiamo di seguire questa delicata operazione. Successivamente la prua della Genevieve, che praticamente diventa una sorta di monumento alla marineria sanbenedettese, come ci ha detto anche l'assessore Olivieri, quest'area che ora vedete un po' brulla, era l'ex Parco Bau, era stato inaccessibile, diciamo, per anni, inaccessibile, non era un giardino pubblico, era un giardino riservato appunto, diciamo, a chi portava qui i propri animali, i propri cani. La prua sarà posta in quest'area, che sarà riqualificata e quindi sarà un'area che potrà essere liberamente frequentata, e il secondo stralcio di questa progettazione prevede un anfiteatro, ma questo sarà un secondo passaggio. Sono in corso i lavori. La prua sarà dipinta di due colori, se non erriamo in basso rosso, mentre resterà il blu in alto, e saranno impressi, disegnati i nomi di circa 60 imbarcazioni che hanno fatto la storia della pesca sanbenedettese, quindi sarà un ricordo che resterà per San Benedetto. Ne approfittiamo per ricordare anche che sarebbe questa una progettazione forse più complicata, ovviamente, perché San Benedetto aveva un patrimonio di imbarcazioni, le lancette, le paranze. Di tutto rispetto, soprattutto a livello di vele, sono state anche rinomate da molti pittori, a partire da, ovviamente, da Châtelet, ma anche a livello di letteratura. Era uno spettacolo, perché ogni famiglia aveva la sua imbarcazione con le sue vele tipiche, con un simbolo di ogni famiglia sanbenedettese. Purtroppo sono andate tutte disperse, oggi sarebbero state un patrimonio probabilmente a livello mondiale, ma non, diciamo, nel dopoguerra forse non c'è stata la cultura del mantenimento della memoria storica sanbenedettese. Per ora intanto abbiamo un qualcosa che ricorderà l'epopea della pesca sanbenedettese. Sono appunto in corso i lavori dalla Grua Ascolani. Si tratta ovviamente di lavori delicati, perché ricordiamo circa 15 tonnellate di peso, e si deve essere molto molto attenti. Ci sono un po' di curiosi visitatori, il traffico è ripreso, la strada era stata chiusa. In questo momento c'è proprio il momento della posa. Di lato ci sono dei funzionari comunali, consiglieri comunali e l'assessore Olivieri, che ha seguito la vicenda in prima persona. Una giornata dalla temperatura primaverile, adesso la temperatura è un po' scesa, ma prima veramente si era a circa 20 gradi, e nel giardino Nuta dell'Una avevamo persone a maniche corte, ma adesso si vede anche sullo sfondo bambini senza giubbino. È il 31 gennaio, forse uno dei giorni storicamente più freddi, e siamo di fatto a una temperatura primaverile che bacia anche questa posa della Genevieve, della prua della ex motopesca Genevieve. Ovviamente i lavori procedono molto
con molta calma. Calma dovuta, perché si tratta di operazioni molto delicate. Da qui ovviamente poi adesso approfittiamo anche per dare uno sguardo sullo sfondo, la spiaggia di San Benedetto. Da qui poi dal giardino adiacente Nuta de Luna si può ammirare tutta la spiaggia sammettese, tutto il profilo, lo skyline del lungomare, quindi sicuramente diventa un po' il centro dell'attrazione turistica sammettese, coniuga un po' il passeggio del centro a quello che c'è poi qui sul lungomare. Alle nostre spalle c'è il monumento, non so se si può vedere, in questo momento siamo contro luce, il monumento di Ugo Nespolo, lavorare. È stata posata ora la Genevieve, saranno necessari ulteriori lavori per bloccarla e spostarla ulteriormente, però i lavori, da come ci hanno detto, proseguiranno poi domani mattina a partire dalle ore 8, perché calcolando il tempo necessario, il fatto che il sole, forse c'è un'altra ora di sole, non c'è il tempo necessario per terminarli questo pomeriggio, quindi riprenderanno domani mattina. Tanto fra qualche istante riprenderemo poi la diretta.